Vuoi fare tu il let's go? Let's go! Ok, bene. Salve Ovetti, benvenuti in questo video con chi sei? La mamma di Anton. Esatto, sono riuscito a convincere mia madre ad apparire, seppur solo come voce, in un video. Oggi cosa faremo? Niente, proverò a mostrare a mia madre alcuni Pokémon e lei indovinerà i nomi di questi Pokémon. Ovviamente molti saranno inventati, però è divertente perché già di norma lei cambia nomi di alcune cose, ad esempio Donkey Kong, come lo chiami tu? Bongi Bongi. Esatto, quindi potete ben immaginare quello che accadrà oggi. Quindi sei pronta? Proviamo. Ok. Allora, il primo è facilissimo, lo conosci anche tu. Pikachu. Ok, ok, almeno... Sai di che tipo è? È un tipo simpatico. No, cioè sì, è simpatico, va bene, è di tipo elettro comunque. Si vede dalla coda. Sì, ok, va bene. Prossimo. Squirtlos. Guarda, ci sei quasi, dai. Squirtlel. Guarda, te lo accetto, si chiama Squirtle. L'unico motivo però per cui te l'ho fatto vedere è perché in passato, sai come l'hai chiamato tu? Squizzyball. Sì, Squizzyball. Per lei questo è Squizzyball. Vai. Gatto canguro? No, lui si chiama Mewtwo. È un... l'abbiamo creato noi esseri umani, Mewtwo. È un clone di Mew, che sarebbe padre barra madre. Ok. E ci odia, aggiungerei. Allora non ok. Ok, questo... lo conosci. Nella tua testa so che lo conosci perché è il mio Pokémon preferito. Tropius. Ok, sì, perfetto. Yeah! Perfetto, guardate, mi aspettavo di peggio. Mi aspettavo di molto molto peggio. In realtà sta andando bene. Adesso, questo Sgorbio. Mio Dio, è un baby dinosauro? No. Oddio. Prova a prendermi. No, si chiama Machop. Ed è il peggior Pokémon mai creato. Almeno secondo me. Dai, parla. Charmander. Quasi, quasi. Lui è l'evoluzione. Charmander. Lui è l'evoluzione di Charmander. Aggiungerei brava per l'accento, però lui è Charmeleon. Ma il fratello? No, è l'evoluzione. È l'evoluzione. È l'evoluzione. Ok. Questo so che lo sai perché mi hai detto che lo conosci. Oddio. No, non con la R. Inizio. Con la R. Raichu. No, non è Raichu. Però esiste Raichu. Sì, esiste, l'evoluzione di Pikachu, ah, ok. Ecco. Aspetta, aspetta. E non. Rayquaza! Ok, sì, ok, sì, ci sta, ci sta. Questo. Questo è carinissimo! Eevee! Ok, sì, sì, è Eevee. Aggiungerei, questo è l'ottavo Pokémon che ti mostro. Sai perché l'ottavo? Vabbè, no, non lo sai, non lo sai perché. No, l'ottavo perché dopo il settimo viene l'ottavo. Esatto, però lui può evolversi in 8 Pokémon diversi. Quindi Flareon, Jolteon, Vaporeon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon. Tu non ricorderai neanche mezzo di questo nome. Esatto, esatto, esatto. Tutti. Di che cosa è? A che animale è ispirato secondo te? Tra un gufo e un gallo. Come fa a essere un gufo e un gallo? È una puzzola! No, guarda, c'ha le orecchie da gufo. Giuro, dove stanno le orecchie? Eccole, sopra gli occhi, ai lati. Ed è un gufo. A me mi sembra un gufo. Ok, va bene, è una puzzola, comunque. La zampa sono da puzzola, vedi perché scava. Sì, vedi che c'è la coda così alzata. Hai ragione, anche bianco e nero. Ok, dai un nome. È una puzzola con la faccia da gufo. Ok, va bene, in realtà la faccia da sedere? No. Sì? Prego, no, è vero, e si chiama Stanky. Mio Dio. A me mi sembra l'atomo. Che cosa è, scusa? Cosa sono questi? Sono delle calamite. Esatto, quindi è un... un magnete. Esatto, quindi è un... Magnesol. Guarda, si chiama Magneton. Ammazza, sono brava però. Abbastanza, abbastanza. Poi c'è l'evoluzione sua che si chiama Magneson. Quindi c'eri vicina. Okay. Uno solo sarebbe Magnemite. O Magnemite uguale alla fine. Ma sono tre. Sì, sono tre. Sono l'evoluzione tre. Sua è unirsi ad altri due in pratica. Questo non puoi saperlo, però è bellissimo. Allora, c'ha le zampe. Che animale ti sembra intanto? Allora, mi sembra... oddio, che animale mi sembra? Mi sembra le zampe, mi sembrano... un lupo, non lo so. Ci sei quasi, guai. È un canide. È un canide. E che cos'è, un dingo? No, è una volpe. È una volpe? Infatti, sì. Dalle codone che c'ha lassù mi sembra una volpe. Sono capelli, però sì, va bene. Lui è uno Zoroark di Hisui.
Praticamente esiste un Pokémon chiamato Zoroark. E lui è la forma regionale, perché ci sono adesso le forme regionali, di Hisui, che è una vecchia regione che adesso è diventata Sinnoh. È una cosa un po' strana, non la capirai come cosa, no, però sappi che è una forma alternativa di un Pokémon che esiste già, che è di un altro colore. Questo è un Pokémon che abbraccia. Guarda che braccione che c'è. Spero di no, perché quando muove le sue ali, che sembrano mani, insomma, basta un battito e crea delle tempeste che durano per 40 giorni. Allora non mi piace. Ok, si chiama Lugia. O Lugia, vabbè, uguale. Ed è il Pokémon più importante del secondo film dei Pokémon. Che ti ricordi che io ho portato a casa il... come che si chiama? Due pezzi di pellicola, là dietro? Sì. Esatto, e sono di quel film. Oddio, mi sembra un cono gelato. È un cono gelato. Wow, ci ho preso. Indovina di che tipo è. È un tipo freddo. È di tipo ghiaccio, quindi yes. Sì. Si chiama... Che gusto potrebbe essere? Panna. Quasi. Un altro gusto bianco? Yogurt. No. Oddio, bianco, stracciatello. No, ok, non è una stracciatella. Bianco. Oddio, bianco solo questi sono, Vabbè, giallo allora. Un po' più giallo. Banana. No, non è banana. Non è banana. Banana. Di vaniglia. Ok, vaniglia. Però quel celeste... È perché è di tipo ghiaccio. Quindi, come lo chiameresti? Lo chiamerei... È di vaniglia, Cornetto algida. Ok, algida quindi lo chiami tu. Sì. No, si chiama Vanillish. Vanillish. Aggiungerei che lui si evolve. Quando si evolve, diventa letteralmente un gelato con due teste di gelato. Un gelato magnum. Sì, gelato magnum. Quindi Vanilluxy è un gelato magnum. Yes, ok. Yes. Questo è uno dei miei Pokémon preferiti, Questo è un Pokémon che scava sottoterra. Che animale è? È un bagarozzo. È una tarantola. Ah, quindi è un ragno. Sì, è un ragno. Oh, sì, okay. Vuoi sapere il nome? Sì, che voglio sapere il nome. Spider Pokémon. Ok, un nome un po' più da Pokémon, per favore. E allora potrebbe essere un... Di che tipo è intanto? Che colore è? Giallo. Ok, Pikachu di che colore era? Giallo. Ok, di che tipo è questo? Giallo. Che tipo è? Tipo giallo, ok. Giallo. È un tipo giallo, va bene. Una tarantola a forma di Pokémon, un Pokémon a forma di tarantola. È un... tarantolato. Ok, si chiama Galvantula. Perché è una tarantola. È una tarantola, appunto. È di tipo elettro. Mm-hmm. Ed è un ragno elettrico. Oddio, questo mi sembra un... Oddio, un animale del bosco. Ok, nota che di norma è a quattro zampe, però, Di norma è a quattro zampe? Ma infatti ce n'ha quattro, guarda. Sì, no, nel senso di norma si muove a quattro zampe, non su due. È un quadrupede. Nel bosco? Si muove? Se fosse nel bosco lo brucierebbe. Allora è un drago. No, non tutti i draghi, cioè non tutti i Pokémon fuoco sono draghi. Quindi no, lui non è un drago. Non è un drago, ma come fa a bruciarlo se non è un drago? Vedi che c'ha il fuoco sulla schiena. E quindi? Come lo chiami? Accendino. Ok, Accendino, si chiama qui lava. Allora è vulcanico. Sì, brava, puoi imparare la mossa eruzione. Yes. Muy bueno. Yeah. Mio Dio. E questo è un insetto. Sì, è di tipo coleottero, bravissima. Un insetto c'ha le alette là dietro. È forzuto. Sì, è impalestrato in pratica. Oddio. Ma ha anche un pungiglione. Sì, è una zanzara giù. Ma una zanzara cresciuta però, Sì. Resistente a tutti i disinfettanti là. Tipo il Raid non gli fa un baffo. Non gli fa niente, secondo me se l'è mangiato il Raid questo. Guarda com'è diventato. Vabbè, c'ha pure quattro gambe, Se noti. Allora questa è ho capito che cos'è. Cos'è? È una modificazione genetica. Guarda, in realtà no, perché questo non è un Pokémon, tecnicamente. Questa è una ultra creatura, che in realtà sono Pokémon alla fine. Lui viene da un'altra dimensione. Ci sono molte ultra creature, ce n'è una a forma di medusa, per esempio, una a forma di torre, lui a forma di zanzara. Però non mi sembra tanto benevolo. Ma allora, in realtà... A quanto pare, abitualmente lui va a mettersi in posa davanti ad altre persone e vuole che anche loro si mettano in posa per sfoggiare i muscoli. Ah, è un vanitoso! Te l'ho detto, è palestrato, no? È un
un vanitoso. Allora tutto fumo e niente arrosto, ho capito, va. Sembrava così forte. Ma ti ho detto il nome alla fine? O non te l'ho detto? No. No. E dove viene il nome? Come si chiama? È una zanzara? Zanzaroman. Zanzaroman. No, si chiama Buzzwall. Perché buzz è il suono che fanno le ali delle zanzare. E swall vuol dire che c'hai muscoli. Infatti, guarda che muscoli. Un Pokémon mela. No, è una lumaca. Sai che si dice, no, delle mele buone, giusto? Sì, che quelle... la mela è buona se c'è passato il verme. Esatto. Però questo è un drago. È un drago in una mela. Oddio. Sì, okay. Quanto è grande questa mela? In realtà la mela non è così tanto grande. È grande quanto una testa umana. Ti do un suggerimento. Mm-hmm. È letteralmente il nome di mele in inglese. Quasi. Apple. Sì, si chiama Applin. Applin. Draghin. Draghin Applin. E questi sono gli occhi, mi raccomando. No. Si è sforzata. Guarda gli occhioni che gli sono venuti, guarda. Sì. Dovresti vederlo evoluto, però non lo vedremo adesso evoluto. Ma come fa ad avere gli occhi lassù? Perché ha tolto lo steppo della mela e ci ha messo gli occhi. Oh mamma mia, oh mamma mia. Secondo me la mela non era tanto buona. Gli sono usciti gli occhi di fuori, guarda lì. Questo è carinissimo. Molto carina. Potrebbe essere femmina, sì, in effetti, però sì. Non lo sappiamo ancora. Allora, per me è una femminuccia. Ok, va bene, come lo chiameresti? Lulu. Lulu. Mm. Ok, no, lui è sprigatito. Sprigatito. Gatito, capito? Perché è spagnolo. Perché lui è uno starter della nuova generazione di Pokémon che uscirà a fine di quest'anno. Mm-hmm. E lui è sprigatito, appunto. È una lisca di pesce gigante, ma sì, lo so. Infatti, questo è uno scheletro. Però è molto importante per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Mm. Oddio, e perché è importante per Pokémon? Perché te lo spiegherò più tardi con un'altra cosa che vedremo a breve. Però, in sintesi, è grazie a... alla sua presenza e al suo potere che una meccanica è possibile in Pokémon Spada e Scudo. Mm-hmm. A me mi pare la radiografia di un Pokémon. Qual è la sua caratteristica? Lui può diventare una mano gigante. Magari è un po' più bellino. Si potrebbe dire che è eterno come Pokémon. Ti ho dato un suggerimento per il nome. Eternity. No, si chiama Eternatus. Sì, se non sbaglio in giapponese si chiama Mugen Daina, che vuol dire Mugen è infinito e Daina è perché i Pokémon possono Dynamaxare, si chiama così la meccanica, per diventare più grandi. Questo mi sembra una paperotta. Se questo ti sembra una paperotta, preparati allora ad un'altra cosa che vedremo a breve, però no, non è una paperotta. Un cagnolino non può essere. No, non è un cagnolino. Però c'ha quelle zampe che mi fanno pensare... ha uno zoccolo, che ne so. Uno zoccolo? Ha degli zoccoli. Spero di no, è un coccodrillo. Vuoi indovinare il tipo? Il tipo? Sì, che colore è? No, marrone questo è. Questo non è marrone, giù è rosso. È rosso? Pokémon Che tipo è? È arancione. Vabbè, che tipo è? Che tipo è? Solare. Ok, quindi è di tipo? Di tipo fuoco. Ok, sì. Un coccodrillo di fuoco. Sì, letteralmente, è il suo nome. Fire Coco, Coco. Ok, brava. Fire. Bene o male sì, è Fuecoco sarebbe, perché anche questo è spagnolo. Fuecoco. Anche lui è uno starter della nona generazione che deve uscire, un po' come Sprigatito. Sprigatito? No, Tito. Sprigatito, pensavo okay. Dito. Dito. Quello che sembrava una papera, questo che cos'è? Un anatroccolo. Ok, come lo chiameresti? A me mi sembra Paperino. Tutti quanti l'hanno detto, lui è... Perdonatemi la pronuncia perché deve ancora essere ufficializzata. Quaxly o Quaxly. Sì. E lui è lo starter di tipo acqua della nona generazione. Ti ho fatto vedere tutti e tre adesso. Spagnolo. Sempre spagnolo, sì. A quanto pare è basato sulla... Sprigattito! Eterno. No, no, non eternato. Fuecoco e Quaxly. Fuecoco e Quax. Quaxly. 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 O Quaxly, ancora non si sa. Te l'ho messa apposta qua questo. Questo mi fa ricordare un film. Un film? Un film a cartoni. Ok. La sposa cadavere. Sì. Beh, è di tipo spettro, quindi non ci sei lontano. Sì, sì, è uno spettro, sì. Ok, però chi somiglia? È una specie di Pikachu. Ok, sì. Lui, allora, lui si chiama Mimikyu.
Te lo dico adesso il nome perché siamo un po' già oltre il limite. E praticamente lui è invidioso di Pikachu e quindi si veste da Pikachu per essere amato dalla gente. Però è triste questa cosa. È triste, ma tutti quanti adorano Mimikyu, anche io lo adoro. Infatti, è tristissimo. Questo non so se vola o nuota. Ok, questo vola. Questo vola. Ha delle ali, infatti. È un insettino. Vuoi sapere come vola? Con le ali. Vola nel tempo, perché può viaggiare nel tempo questo. Ah, interessante. Ok, secondo te che ortaggio somiglia? Ortaggio? Sì, perché somiglia ad un ortaggio. Molti dicono che somiglia ad una cipolla, infatti. Eh sì, una cipolla, ma anche a un cardo, che ne so. Anche un po' un finocchio. Un finocchio? Ok, perfetto, è un finocchio. Vuoi provare il nome? Tuberos. No, si chiama Celebi. Giuro che non so ancora perché si chiama Celebi, però sì, è importante perché lui è uno di due Pokémon che può viaggiare nel tempo. E l'altro? E l'altro è quello che controlla il tempo, che non vedremo adesso. Perché c'è il concetto di tempo e di spazio controllati da due Pokémon. È un po' strano. Complicato. Quando è complicato andiamo avanti e basta. Ok, ignora il fumo che sta sopra, ok? Ok. Questo è sempre un Pikachu. Ok, questo è esattamente Pikachu. Prima ti ho detto che c'era una meccanica particolare di Pokémon Spada e Scudo, ossia la Dynamax. Lui è Pikachu gigamaxizzato, in effetti. Questo Pikachu è grande quanto casa nostra. È alto quanto casa nostra. È un Pikachu. È un Pikachone. Un Pikachone. Ok, Pikachone sia. Questo lo sai. Questo è molto elegante. Deve per forza esserlo. Non è un unicorno. Sarebbe più un'alpaca, in effetti. Sì, infatti è un animaletto che saltella. Se saltella lui mi sa che crea qualcosa di molto peggio di salti. Perché vedo che sta, vedi, nell'atteggiamento di sferrare un salto. No, è un'impennata. È un'impennata. E quindi questo cosa potrebbe essere? Un'alpaca su un motorino. Un'alpaca su un motorino. Hai appena chiamato così il dio dei Pokémon. È letteralmente il dio dei Pokémon. Succede qualcosa di brutto. Speriamo di no. Lui ha creato l'universo Pokémon. È grazie a lui che quando è nato ha creato tempo, spazio, lo spirito. Ha creato, tecnicamente ha creato anche la Terra, i pianeti, tutto quanto. Lui si chiama Arceus. Sai, no, leggende Pokémon Arceus? Sì, ecco. Sì, solo per sentito dire tutte le volte che l'hai dette tu. Sì, bentornati sulle leggende Pokémon Arceus. Arceus. Okay. Va bene, questo video finisce qui. Meno male per te, perché... Vabbè, e basta così, vuoi dire qualcosa? Vuoi fare tu il saluto finale? Chiedo venia e perdono. Ok, va bene, fai tu il saluto finale, dai. Sai come faccio io il saluto? Il see you next time. Allora, dalla mamma di Anton, see you next time.